Questa è una regione che ha assunto il cambiamento climatico come obiettivo di legislatura, per cui tutte le azioni che noi stiamo facendo, dal piano energetico fino ai piani di settore, fino alla modifica della nuova legge 20, devono andare in questo indirizzo. Nell'arco di non molti anni noi dobbiamo diminuire drasticamente l'emissione di carbonio in atmosfera. Questo cosa comporta? Comporta esserne consapevoli, comporta essere molto coordinati tra tutti gli strumenti, comporta anche un ruolo fondamentale anche per la parte energetica della pianificazione. Siamo in fase di discussione della nuova legge, la pianificazione può essere oggettivamente per possibilità che può dare, ma anche perché è una pianificazione che viene fatta soprattutto a livello territoriale dei comuni, può essere davvero un grande strumento per assumere il risparmio energetico, l'efficienza e anche le fonti alternative come nuovo traguardo dei prossimi anni nella riqualificazione delle città e nelle riqualificazioni dei territori.